L'abitudine di sparare fuochi d'artificio non solo non accenna a diminuire nel corso degli anni in rispetto in particolare degli animali d'affezione, ma costringe sempre più spesso i vigili del fuoco ad intervenire per spegnere fiamme provocate da petardi, girandoli, mortaretti. Sono stati 20 infatti gli interventi dei pompieri a Vicenza e provincia nella notte tra San Silvestro e Capodanno, di cui 8 incendi riconducibili a festeggiamenti del nuovo anno. Alle 19 del 31 dicembre l'incendio di un cassonetto dei rifiuti in via Montezomo a Gaglio, alle 20 sono andati a fuoco abiti in strada, ospedaletto e a Vicenza. Alle 23.15 l'incendio di una casetta in legno del mercatino di Natale a Bolzano Vicentino, i vigili del fuoco intervenuti con 2 squadre sono riusciti a spegnere le fiamme ed evitare il coinvolgimento delle altre strutture in legno. Dopo la mezzanotte incendi di cassonetti dei rifiuti in varie vie, via Brigata Sassari, via Le Mazzine, via Le Giorgione a Vicenza, ad Asiago, in via Carli, è andato a fuoco il contenuto di un cestino dei rifiuti, un cassonetto si è incendiato a Piovene Rocchette. L'intervento più impegnativo è avvenuto alle 4.30 del mattino, quando i vigili del fuoco sono intervenuti con 2 squadre in via Marocchino a Montecchio Precalcino per un principio di incendio divampato all'interno di un garage di un'abitazione, probabilmente per il malfunzionamento dell'accumulo di un impianto fotovoltaico. Le squadre intervenute sono riuscite a spegnere le fiamme, evacuare i fumi, mettere la casa in sicurezza. Il proprietario, nel tentativo di mettere in sicurezza 2 auto, è rimasto ustionato e intossicato.